I had a dream last night. Mikey wanted a guitar, but I refused. He took an F to revenge on me, even played games day and night. For God's sake, it was a dream. So I opened Amazon, searched donor, buy the guitar. Make a band with family, cause I believe there are no growing pains with rock. Ciao, io sono Moody Fraser, sono un liutaio ed uno youtuber. Oggi voglio parlarvi della mia giornata, che inizia molto presto, in genere al mattino, tra le 6:30 e le 7. C'è un motivo preciso, perché sfrutto, diciamo, questo orario per poter parlare e quindi lavorare con i miei amici cinesi che sono dall'altra parte del mondo. A causa del fuso orario, praticamente quando da noi è presto al mattino, da loro è primo pomeriggio, quindi riesco a fare questo lavoro con loro grazie al fuso orario. E io rimango sempre molto sorpreso e colpito dal fatto che oggi è così semplice poter lavorare con loro che sono tanto lontani. Però è quando il sole è alto e la luce è perfetta che inizia in effetti il mio lavoro, ed ogni giorno ci sono tanti strumenti diversi, meravigliosi, tante cose da testare, da provare, tante cose su cui lavorare, ma la cosa fondamentale è che io registro sempre, quasi sempre, diciamo, alla luce del sole, perché i tutorial che vi faccio proprio hanno bisogno di un'illuminazione di tipo naturale, proprio perché riusciate a vedere bene quello che faccio, ma serve anche a me per il mio lavoro, perché serve proprio avere la possibilità di vedere le piccolissime cose. Finito, diciamo, il mio lavoro da liutaio, inizia quello da youtuber, dove io registro le demo, diciamo, le prove degli strumenti o dei pezzi, diciamo, delle cose che vi mostro. E dopo questa fase, che sembra semplice ma non lo è assolutamente, perché io devo gestire le luci, la fotocamera e chiaramente gli strumenti che vi faccio vedere, dopo questa fase viene una lunghissima fase di montaggio, che in questo caso vi risparmio, perché altrimenti, cioè, a volte resto in questa fase di montaggio per ore ed ore ed ore, perché magari non mi trovo con delle cose. Tantissime volte succedono anche degli incidenti, nel senso che alcune riprese non vengono bene, quindi devo rifare di nuovo tutto da capo, e sono cose veramente terribili. A volte registro e lavoro su queste cose anche per una giornata intera, e quindi quando viene la sera, in genere io sono molto stanco e cambio proprio modo di suonare, smetto di suonare perché devo farlo per il canale e inizio a farlo perché lo faccio perché mi piace, praticamente perché voglio rilassarmi. E in questo è fondamentale la mia piccola famiglia di strumenti Donner, la TLP 124, la Les Paul che non è una Les Paul, la DAD 812, la Dread classicissima con il top in abete massello, la DTC 100, la Telecaster che non è una Telecaster, che io ho fatto modernissima, e la DAG 1CE, la Dread a spalla mancante, comodissima. E questi sono strumenti che si fanno volere bene, perché sono strumenti semplici, affidabili, belli, che ti portano proprio a quella sensazione di casa, a quella sensazione di relax, di suonata per il piacere di suonare. Ed è così che faccio io, in genere, insieme ai miei genitori, con la mia fidanzata. Tutte le sere sorseggio un po' di whisky e mi rilasso, semplicemente suonando per il piacere di farlo. Ma a parte questo, adesso mi vedete, ciao. Donner non è solo meravigliosi strumenti, ma c'ha tantissime cose bellissime. Tra le tante, quest'anno ha lanciato la sua scheda audio, che state ascoltando adesso in questo momento. Io sto registrando proprio con la loro scheda audio, e in occasione del Prime Day di quest'anno, l'Amazon Prime Day 2021, questa scheda audio sarà in offerta.
nei prossimi giorni vi farò una demo di questa scheda audio meravigliosa, che mi ha sorpreso perché è molto molto semplice e ha latenza molto 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 bassa, e quindi mi ha sorpreso veramente per quanto funziona bene ed è bella. Quindi Vaiu, per oggi è tutto, io spero che vi abbia fatto piacere questo video, spero che vi sia piaciuto. Troverete il link in descrizione per la scheda audio, ma tenetela d'occhio perché in occasione del Pam Day, che sarà il 21 mi sembra di questo mese, di giugno 2021, potrete acquistarla con un buono sconto. Poi vi dirò le mie altre considerazioni a proposito di questa scheda audio. Ciao Vaiu.